Un'inaugurazione in grande stile, con tanto di buffet nel Salone Reale della Stazione Centrale di Milano e una serata modaiola con la Vogue Fashion Night Out. Trenord ha presentato il Lombardia Express con un primo viaggio inaugurale da Bergamo e Varese a Milano Centrale, un servizio che consentirà dal 17 settembre di raggiungere il capoluogo lombardo in 30 minuti a Lambrate e 39 in Centrale, da lunedì a sabato con una corsa al mattino alle 8.43 e il ritorno la sera alle 19.40. Su treni da 228 posti. Veloce e comodo, al suo interno un quotidiano gratis, prese di corrente per cellulari e computer, ampi bagni, spaziosi portabagagli, un servizio di ristorazione a pagamento. Ma il prezzo non è esattamente popolare, 12 euro contro i 5,25 centesimi del regionale e un abbonamento mensile di 200 euro. Fino al 31 ottobre però, annuncia Trenord, sono a disposizione promozioni per dimezzare i costi e integrare l'abbonamento regionale e si pensa anche al collegamento con la Freccia Rossa per Roma. Finalmente collega Varese con la centrale di Milano, che non era mai avvenuto da Bergamo, per avvicinare Bergamo a Milano ancora una volta. Questo è un servizio che è in coincidenza con il fast di Frecciarossa e che quindi può consentire il collegamento con Roma e faremo in maniera che ci sia un biglietto unico. Al viaggio inaugurale hanno preso parte anche il prefetto Camillo Andreana e il vice sindaco Gianfranco Ceci, oltre ad autorità e rappresentanti politici, ma soprattutto tanti cittadini, giovani e meno giovani, che non hanno voluto mancare all'esordio del Lombardia Express per raggiungere la movida milanese. Un mezzo che nelle intenzioni vorrebbe spingere i professionisti che vanno spesso a Milano in auto a scegliere una mobilità più sostenibile ed economica. In macchina, infatti, tra benzina, casello, parcheggio e area C si spendono oltre 20 euro. Questo servizio non riceve un euro di contributo pubblico. Chi anche solo poco tempo fa avrebbe pensato che il Frecciarossa fosse stato in grado di spostare così tanto traffico sottraendolo all'aereo? Forse nessuno di noi. Allo stesso modo noi diciamo che questo servizio sottrarrà tanto traffico all'automobile, rendendo migliore la mobilità di tutti.